Un uomo di 42 anni ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando. È successo nelle campagne di Civitella San Paolo, alle porte di Roma, su un terreno di proprietà del padre della vittima. E intanto si riaccende la polemica sul problema della sicurezza sul lavoro. I dati sugli incidenti in agricoltura sono ancora in aumento. Il servizio di Nazario Basili. Il trattore si sarebbe capovolto 3 volte e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ancora un incidente mortale in campagna. Un artigiano di 42 anni è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava guidando nelle campagne di Civitella San Paolo, alle porte della capitale. Erano le piante secche d'olivo, le aveva tagliate e le stava portando a casa, le portava per l'inverno. Siamo rimasti tutto il paese, è rimasto sbigottito, lascia 3 figli. Era tanto bravo. Ma morì così, così non si può dire come è morto, perché lui era vivace, è stato sempre vivace. Tutto è successo intorno alle 11 di mattina in località Cava dei Sassi. Pare che la vittima stesse percorrendo un tratto in pendenza quando il mezzo si è ribaltato. A dare l'allarme sarebbe stato un parente del 42enne che ha assistito alla scena. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza. I sanitari del 118 hanno tentato le manovre di rianimazione, ma l'uomo era già morto a causa delle gravi ferite riportate. I carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno effettuato i rilievi per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, ascoltati anche alcuni testimoni. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale Assicurazione e Infortuni sul Lavoro, nei primi 8 mesi del 2018 nel nostro paese in agricoltura sono registrati 86 incidenti mortali, solo 2 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quasi uno ogni 3 giorni. Diminuiscono invece di circa il 3% gli infortuni nei campi.